Bentornati ragazzi, oggi parliamo di lei, della soundbar della Xiaomi, non quella super costosissima con al suo interno Android TV, questa qui è un po' più economica sia nei materiali che nell'estetica che nelle funzionalità. Ve lo dico subito, parliamo di un prodotto che costa meno di 100 euro, ma sicuramente l'avrete già visto online in parecchi parecchi video. E vedendo tutti quelli precedenti, ne ho visti davvero molti che testavano lodi incredibili. Sì, è un bel prodotto, però ha alcuni difetti secondo me che non è che ci si passa sopra troppo facilmente. Allora, innanzitutto è un prodotto Xiaomi e da un prodotto Xiaomi mi aspetto che sia leggermente smart in genere, soprattutto su questi tecnologici, non i classici gadget che ne so, da cucina o robe del genere. E in questo caso l'unica cosa smart qui all'interno è il Bluetooth. Una funzione comoda, comodissima, io praticamente ho usato praticamente solo quella, la vedremo dopo. Però vabbè, mi aspettavo qualcosa in più. Se vi state chiedendo cose in più, mi sarei aspettato un telecomando. E qua stiamo parlando davvero delle basi. Un telecomando, ragazzi, per gestire il volume. Parliamo di una soundbar, una roba che deve produrre musica, audio, cose del genere. E è impensabile che non ha un telecomando per gestire il volume. L'unico vero modo effettivo per controllare il volume da remoto è o tramite Bluetooth, e il secondo metodo è tramite AUX. Un metodo sì comodo, si può collegare in quel modo a tantissima roba, al computer, al telefono, a tantissima roba, però si perde davvero tantissima qualità rispetto, per esempio, alla fibra ottica. E quindi non lo so, il primo impatto con questa soundbar è stato un po' traumatico. Però vabbè, adesso ne parliamo bene nel dettaglio, non sarà un video lunghissimo, sarà un video abbastanza breve, non c'è molto da dire, non voglio annoiarvi troppo, quindi procediamo. Allora, innanzitutto parliamo di quello che arriva insieme alla soundbar, ovvero pochissima, pochissima roba. Questo è il primo e penultimo cavetto che troviamo in dotazione, quindi capite che è davvero pochissima roba. E questo qui è quello che funziona praticamente in line-in. Da qui sopra infatti potete vedere i collegamenti a disposizione, ovvero Bluetooth, AUX, quindi il collegamento che vi dicevo prima tramite l'AUX e l'altro AUX. Dopodiché abbiamo il line-in, ovvero il cavetto che vi ho appena detto. Dopodiché abbiamo l'SPDIF, non so neanche come si pronuncia, prima di questo video non sapevo neanche cos'era. Qualitativamente è meglio del line-in, meglio dell'AUX. E la fibra ottica è proprio l'ultimo collegamento che abbiamo a disposizione, quello migliore secondo me qualitativamente parlando. E poi vabbè, abbiamo i tasti più e meno per abbassare e ad alzare il volume. Tutti i collegamenti invece sono posti qui nella parte inferiore. Abbiamo anche lo switch per accendere e spengere, e questa è un'altra funzione che secondo me deve stare nel telecomando, ovviamente. E vabbè, qui abbiamo la fibra ottica, l'SPDIF, il line-in e poi il collegamento AUX. Come notate poi nella parte sotto ci sono anche dei gommini ovviamente che quando andiamo a appoggiare la soundbar su una mensola da qualche parte evita il contatto diretto con la plastica, quindi va a proteggere un po', scelta ovviamente obbligata, giusta e correttissima. E già che siamo su retro vi faccio notare come sono dei piccoli incavi, uno a sinistra e uno qui in fondo a destra, dove possiamo inserire le viti e quindi poi andare a appoggiare la soundbar al muro. Una soluzione secondo me un po' spartana perché andando a mettere delle viti qua dietro potreste rovinare la plastica e quindi per i maniaci dell'estetica come me una scelta davvero orrenda. Parlando di estetica, beh, quello va un po' a gusto personale e anche un po' in base all'arredo della vostra casa. In una stanza di questo tipo secondo me ci sta bene perché il colore bianco si abbina bene con questo tipo di arredamento. Avrei preferito sinceramente avere anche una variante nera, però vabbè, ci teniamo questa. Almeno la plastica è di buona fattura. Davanti quel tessutino non è che mi fa tanto impazzire, preferisco un design un po' più spartano, come per esempio la soundbar della Sony che ho in salotto, però vabbè, parliamo anche di due fasce di prezzo completamente diverse. Vabbè, ma passiamo proprio alla ciccia, come suona e cos'è che la fa suonare? Allora, sotto al tessutino davanti troviamo due subwoofer da 2,5 pollici, troviamo quattro radiatori passivi che aiutano a dare un boost sempre ai bassi e poi troviamo i tweeter che sono da 20 mm. Ovviamente la soundbar è stereo, quindi questa metà è una parte, quest'altra metà è una parte. E occhio perché se andate ad utilizzare il line-in, ovvero il cavetto che viene regalato, se usate proprio questo cavetto rischiate di perdere uno dei due canali, quindi ascoltate un audio mono. Capite che quindi abbiamo una dotazione abbastanza completa che non risente troppo dell'eccessiva mancanza di un subwoofer esterno. Parlando invece proprio di come suona al lato pratico, al lato effettivo, allora innanzitutto ve lo dico così un attimo a parole, anche perché è davvero difficile darvi un feedback reale, farvi sentire realmente come suona. Ci proverò con lui mettendolo in modalità stereo,
ma capite che comunque è una forzatura, non riuscirete mai a capirlo. Sì, ok, potete mettere le cuffie, potete sentire meglio, però comunque rimane sempre una registrazione della registrazione, un casino, insomma. Partire dal volume, il volume ha una distanza tra minima e massima davvero enorme, quindi potete configurarlo proprio come volete voi. E il volume massimo è davvero molto molto forte. Vi lascio ad alcune tracce musicali registrate con Blue Yeti. Spero che siano più fedeli possibile alla realtà. E per il resto che dirvi ragazzi, secondo me vale la pena acquistarla sicuramente se volete spendere poco, avere un prodotto comunque esteticamente carino. Se dovete comprare una soundbar di quelle cinesissime, Ando, Air, marche ambigue, comprate questa, almeno un minimo di qualità garantita c'è. Se invece volete spendere abbastanza, occhio perché magari se la inizi a combattere con qualche LG Samsung leggermente sopra i 100 euro. Ovviamente se io dovessi comprare lei o una Samsung LG, alla fine probabilmente comprerei lei perché è Xiaomi. Poi l'idea di comprare qualcosa da LG pure se è di super qualità mi viene proprio l'ansia, quindi non si può fare. Vabbè, vi lascio alle clip, ci vediamo al prossimo video. Upsetting me, it ain't fun. I'm not good enough, that's smart enough. Living my dreams, I'm not pretty enough. Well, now I'm done. Now I'm done. I'ma be a feeling like I always wanted. Bless me like I always wanted. You're not bringing me down. Filling up their glasses, no.